acqua riscaldate, vanno al motore caldo. Quindi quando si inizia a fare un acquario, sono qui nella palazzina della direzione di questa struttura. Adesso il professor Banzini intervista il direttore. Innanzitutto lo vogliamo ringraziare per l'ospitalità che ci ha dato e anche per il piacere che abbiamo avuto nella visita. Naturalmente noi non siamo dei cultori specialistici come siete voi, però abbiamo apprezzato nella nostra spontanea, diciamo, capacità di cogliere il bello anche da queste cose. Però volevamo chiedere, direttore, abbiamo letto, io mi sono informato, che ci sono una serie di progetti futuri, anche perché è una struttura che a nostro avviso dovrebbe essere innanzitutto meglio conosciuta e più diffusamente conosciuta, ma anche dovrebbe avere, proprio per una valorizzazione ulteriore, anche un ampliamento, e so che lei ci potrà parlare di progetti futuri. Sì, di moltissimi progetti futuri. Ecco, il bello dell'orto botanico di questa struttura è che è sempre stata una fucina di idee, e questa struttura non si è mai fermata nemmeno davanti a questi anni di crisi, no? Che sì, stanno coinvolgendo un po' tutti. Le idee nascono perché dentro questa struttura operiamo e collaboriamo moltissimo con i cittadini di Alessandria, sia singolarmente che quelli che si sono riconosciuti in questa grande associazione che sostiene l'orto botanico negli ultimi 2 anni in maniera proprio preminente. Questo fa sì che nascano molti progetti, perché sì, aumentano le braccia con cui realizzarli e anche la ricerca di fondi che sono necessari ovviamente per l'acquisto di quei materiali che sono congrui poi al progetto stesso. Tra le varie idee ci sono idee che nascono sul filo, diciamo, proprio della costruzione di nuovi reparti, quindi si pensa al recupero del bastione che abbiamo qui a fianco, sì, pensando di trasformarlo in un anfiteatro, è un anfiteatro naturale, sì, ma cominciare a trasformarlo per poterlo davvero utilizzare magari in estate per organizzare dei concerti in collaborazione con altre associazioni. Ci sono idee sul fatto di voler costruire nuove strutture dove poter mettere dentro, alloggiare delle piante diverse, delle zone, diciamo, verdi del nostro pianeta che oggi sono molto in piccolo qui all'interno dell'orto botanico e che sono in pericolo nell'ambiente naturale, quello vero e proprio. E poi ci sono progetti su come utilizzare la struttura stessa, cioè al di là, fino ad oggi ci siamo spinti, ci siamo, diciamo, indirizzati nei confronti delle scuole, le aperture al pubblico ovviamente, e alcuni progetti per l'inserimento, no? Di soggetti svantaggiati, di soggetti, sì, che hanno qualche problemino in più rispetto a noi. Quello che si vuole fare, ad esempio, è quello di tentare finalmente di poter offrire l'orto botanico con ingresso gratuito almeno in tutte le domeniche estive, quindi a partire, diciamo, dal mese di maggio fino ad arrivare al mese di settembre, riuscire a tenere aperto l'orto botanico almeno le domeniche, in modo tale che diventi proprio un punto d'incontro. Ecco, l'orto botanico nasce nel 2000, quindi avere la supponenza di costruire una struttura che voglia andare ad emulare ciò che in maniera magnifica è contenuta in orti botanici italiani, storici, come può essere quello di Padova, mi vengono in mente Padova, Firenze, Lucca, Pisa stessa, ma giusto per citarne qualcuno, perché in realtà sono tutti di meritevoli dimensione. Ecco, noi nasciamo nel 2000 e ovviamente questo ci ha, fino all'inizio mi ha dato dei pensieri, cioè perché costruire un orto botanico? Va bene, da una parte è un valido aiuto alla didattica per le scuole, ma dall'altra parte secondo me uno dei contenuti principali è che oggi in uno stato in cui vertono le nostre città, cioè dove è molto più complicato fare la manutenzione, gli spazi verdi sono aumentati mentre il personale è rimasto quello di un tempo, per cui con più difficoltà si riesce a fare una manutenzione puntuale delle aree verdi, e questo può provocare anche dei disagi nei cittadini.
Ecco, gli orti botanici diventano, secondo me, questo è l'obiettivo, diventano dei parchi dentro i quali i cittadini possono aggregarsi, possono incontrarsi, mantenendo le funzionalità, le funzioni didattiche, scientifiche e tutte le altre che ci sono dietro l'orto botanico. Certo. Posso fare un'ultima domanda? Quindi voi siete degli adolescenti rispetto... Siamo dei neonati. Ecco, dei neonati, sì. Ma comunque mi sembra che le forze ci siano, la Costituzione sia robusta. E io personalmente, come cittadino che ho scoperto, diciamo anche in questa visita, l'ho scoperta la bellezza di questo luogo, vorrei, che, come Alessandrino, vorrei che questo diventasse uno dei motivi per cui una persona da fuori che passa, non dico che viene apposta dall'esame, ma che passa dall'esame, possa essere anche attratto dalla visita, certo, di questo luogo. Per cui personalmente, oltre alle bellissime cose che lei ha detto, anche magari fare un po' di marketing, diciamo, assolutamente. Molto, molto direttamente. Marketing, prodotto, vendere il prodotto, presentarlo il prodotto, utilizzare tutti gli strumenti divulgativi possibili. Assolutamente. Questo è un consiglio che... Lo accetto ben volentieri, e l'amministrazione comunque si sta muovendo in tal senso, tant'è che l'ultima festa che abbiamo avuto, che abbiamo concluso pochissimi giorni fa, che è stata l'Alessandria Green Week 2018, per la prima volta ha visto come ospite più lontano addirittura un veneziano che si è sentito di partire per la pubblicità letta e le fotografie dell'orto botanico, delle fioriture che c'erano, di partire e voler passare la domenica qui ad Alessandria. Un bel semino. Qualcuno è arrivato da Genova, una quindicina di persone si sono presentati da Genova, molti astigiani, siamo praticamente parenti, cugini. Con loro, siamo cugini, siamo attaccati, e un paio di persone da Bergamo. Quindi questo fa sì, certo, che i numeri sono ancora piccolissimi, se si pensa agli oltre 6.000 visitatori che abbiamo avuto in questa piccola, questi pochi giorni di apertura, il fatto che ce ne siano 20 provenienti da altre regioni è pochissimo, però è la prima volta che accade ed è la prima volta che abbiamo iniziato davvero a pubblicizzare il... Direttore, lei è stato veramente gentile, io sono contento, poi... La persona mi sembra la persona giusta per questa struttura, è molto animato anche da entusiasmo. Grazie. Che non guasta. Arrivederci. Saluto e ringrazio. Grazie mille. Grazie direttore della sua disponibilità. Prego.